Negli episodi precedenti di questa serie abbiamo scoperto come utilizzare lei, Raspberry Pi Pico. Abbiamo visto come utilizzarla a riga di comando, abbiamo visto come utilizzarla con vari ambienti di sviluppo, mentre in questo episodio scopriremo come utilizzare la memoria interna di questa scheda. Perché? Perché non la possiamo utilizzare solo con MicroPython, al contrario possiamo utilizzarla anche per salvare i dati che andiamo a generare con lei. Un saluto, io sono Lorenzo Neri, ti do il benvenuto sul canale di Electronic Open Source. In questo quinto episodio, legato proprio a Raspberry Pi Pico, scopriremo come utilizzare la memoria, ovvero la memoria flash, per salvare i dati generati dal sensore di temperatura che è al di sopra di questa scheda. Rispetto a quello che abbiamo visto negli episodi precedenti, non c'è nulla di diverso, ad eccezione dei passi che dobbiamo fare per creare il file. Vediamo qui che lo apriamo in modalità append, così che il contenuto che è stato scritto precedentemente non venga distrutto. Per ogni temperatura andiamo a scrivere nel file la temperatura stessa con un carattere separatore. Dopodiché lo chiudiamo in modalità flash, così che venga salvato direttamente sulla memoria interna di Raspberry Pi Pico, atteniamo 2 secondi e ripetiamo. Arrivati a questo punto, io, come vediamo qua, ho già collegato la scheda all'interfaccia USB e se vediamo sul monitor seriale, o meglio sul terminale presente su Tony, vediamo che ogni 2 secondi mi va a rilevare una temperatura. Ora quello che faccio è stoppare lo script, quindi stacco un attimino la scheda e a questo punto Tony mi dà un errore, questo è normalissimo. Tuttavia la vado a ricollegare. Arrivato a questo punto l'unica cosa che devo fare è usare una variabile per che cosa? Per leggere il file delle temperature, che ricordiamoci è temp.txt. A questo punto se io faccio file-da-leggere.read mi appaiono tutte le temperature separate dal carattere trattino, meglio il carattere meno che va a separarle una fra l'altra per leggerle meglio. Fammi sapere che cosa ne pensi di questo episodio qua nei commenti e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per non perderti nessun dettaglio, ma soprattutto se vuoi saperne di più, se vuoi ottenere il codice che abbiamo visto durante questo episodio, ti invito a scoprire qua in descrizione il link o meglio l'articolo che ho scritto riguardo a Raspberry Pi Pico e il salvataggio sulla memoria interna.